Ciao amici, oggi vi mostro come funziona il CercaVert. Il CercaVert è una funzionalità di Excel che permette di cercare un determinato valore all'interno di una matricione, un tabellone come quello che vedete, quindi all'interno di una mole di dati un po' più significativa. E più in particolare, cosa fa questa funzione? Oltre a ricercare semplicemente un valore, per esempio, che ne so, il 47, permette all'interno di questa matrice enorme, permette di estrarre anche un valore associato a questo 47. Mi spiego meglio. Cerco il 47 all'interno di questa colonna qui e lo trovo all'interno di questa riga. E all'interno di questa riga, per esempio, voglio tirar fuori questo valore qua, quindi 872072, che corrisponde al valore 7. E diciamo che questa funzionalità è qualcosa che io uso quotidianamente, quindi vi faccio vedere come è possibile configurarla nel migliore dei modi e lo facciamo su un esempio abbastanza facile. Quindi, qual è l'esempio? Devo cercare i numeri riportati nella colonna D, che ha un'intestazione con numero da cercare, fantasia dell'altro mondo, e devo estrarre, una volta che ho trovato questo numero, il valore, ad esempio, diciamo il valore 7, il valore contenuto in questa colonna che si chiama valore 7, ok? Quindi come questa cosa ci mettiamo a farla a mano, quindi cerchiamo il 47 in questa colonna qui che è la colonna chiave, lo troviamo, scorriamo fino a valore 7 e troviamo il valore che ci interessa, oppure chiediamo una mano appunto al CercaVert. Come funziona il CercaVert? Proviamo a impostare la formula. Cominciamo con uguale cerca.vert, quindi cerca verticale sarebbe. Cosa dobbiamo cercare? Dobbiamo cercare questo valore, ok, punto e virgola, e dove lo dobbiamo andare a cercare? All'interno di una matrice tabella, cioè dobbiamo in questo caso indicare tutto l'intervallo di dati di interesse che sarà oggetto della nostra ricerca. Per quanto mi riguarda, l'intervallo è rappresentato da tutto quello che vedete, tutto questo tabellone, perché i numeri possono che andiamo a cercare, diciamo, oltre alla ricerca, io devo poter estrarre un valore di qualsivoglia colonna presente qui. È perciò che la matrice tabella che io devo andare a scegliere è grande. Fosse stato invece solo un valore presente in questa colonna sarebbe stato facile, mi sarebbe bastato magari scegliere solo la prima colonna che rappresenta la chiave di ricerca. Questa attenzione, nel CercaVert, quando io devo selezionare la matrice tabella, quindi devo imputare il secondo parametro, devo stare attento che il valore che vado a cercare sia nella prima colonna di questa matrice tabella, quindi del tabellone che io sto per caricare in questa fase. Dunque, in questo caso specifico, io seleziono tutta la tabella facendo attenzione che la chiave da cercare sia nella prima colonna. Faccio così, quindi tengo premuto CTRL e maiuscolo così velocemente, premendo a destra e a sinistra, cioè a destra e in basso, seleziono tutto lo scibile. Poi, selezionata la matrice tabella, gli devo indicare che cosa. Questo indice indica qual è la colonna che devo estrarre quando trovo la corrispondenza del mio valore. Quindi, nel caso di prima, se io trovo la riga col 47, e la trovo perché c'è, qual è la colonna che devo estrarre di questa matrice che ho selezionato? Se metto come indice 1, il valore che mi restituisce sarebbe lo stesso 47. Se metto 2, la seconda colonna, 3, 4, 5, 6, 7, 8, io devo tirar fuori, come ci siamo detti, la colonna che ha intestazione valore 7. Quindi, in questo caso, questa colonna qui ha indice 8. Perché 8? Contiamoli insieme. 1, 47, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8. Quindi 872072. Dunque, indice 8. Poi qui in realtà a me non serve che sia una corrispondenza approssimativa, a me serve proprio che sia la corrispondenza esatta, cioè io devo cercare esattamente il numero 47 perché 47 è la mia chiave, dunque gli do falso.
Chiusa parentesi, invio. Come vedete, il cercaverti è andato a estrarre esattamente il valore che avevamo visto all'inizio, quindi il valore 872072. Come posso fare velocemente per estendere questa formula a tutti i numeri da cercare? Basta che vado qui, faccio il doppio clic e la formula è stata estesa su tutti i valori. Ora, come vedete, in alcuni casi c'è ND, ND significa che il valore non è stato cercato. Però c'è una cosa che vi segnalo, perché in pratica io ho fatto il cercavert che vedete adesso utilizzando una sorgente dati che è già, come vedete, una tabella. Quindi è già una tabella Excel. Se fossero dati non in tabella, che significa dati non in tabella? Significa prendere questo stesso foglio e averlo semplicemente come fossero dei valori messi a caso. Vedete? Un classico foglio Excel. Quindi, a differenza di questo caso dove sono in tabella, quindi i valori hanno un certo ordine, se li metto così, quindi dati non in tabella. Utilizzare il cercavert, come vi ho fatto vedere, potrebbe dare un problemino che vi mostro facilmente e velocemente. Quindi andiamo a cancellare quello che abbiamo fatto sul cercavert qui e rimpostiamo un nuovo cercavert, però sul foglio quelli di dati non in tabella. Quindi andiamo sempre a cercare il 47. Lo cerchiamo però in questo foglio qui, facendo sempre attenzione che nella prima colonna di ricerca ci sia la mia chiave, e c'è, quindi così. Di nuovo tabellone, quindi CTRL maiuscolo destra e in basso e seleziono tutto. La colonna resta sempre la 8 e alla fine io voglio la corrispondenza esatta, quindi gli do falso. Ha funzionato. Stesso discorso. Estendo a tutta la colonna la formula semplicemente facendo il doppio clic sull'estremità sul trattino che avevo qui. Guardate che succede però, alcuni valori li perde. Questo perché è presto spiegato. Semplicemente imputando come matrice tabella un foglio dove non c'è una tabella Excel, come in questo caso, la ricerca del cercavert viene fatta man mano che faccio scendere la formula sulle varie celle, modificando, guardate un pochino qua che succede, l'intervallo di interesse, quindi C3U102 diventa C4U103, C5U104, quindi tutti i valori vengono incrementati di 1, il che significa che l'insieme di dati sui quali viene fatta la ricerca per il cercavert cambia. Quindi è come se, vi faccio vedere selezionando questo, in pratica C5U104 significa che la ricerca comincia da qui, quindi scende sempre di qualche casella. Dunque, che succede? Nel nostro caso specifico, i valori bassi, quindi il 3, che si trova in corrispondenza della riga 5, lo va a cercare a partire da C19. Un bel casino, no? Si è spostato. Casino che si risolve in un secondo perché entrando nella formula cercavert, se come in questo caso non abbiamo una matrice tabella organizzata già in tabella, ma sono dati sfusi in questo modo, andiamo a aggiungere oltre a quello che abbiamo fatto prima un dollaro che sostanzialmente blocca le coordinate delle celle all'interno delle quali vogliamo fare la ricerca. Quindi questo che è aggiornato. Facciamo il solito doppio clic e come vedete l'errore di prima è stato presto sanato e gli ND sono in effetti dei mapping che mancano, cioè casi in cui la chiave non esiste perché la mia chiave arriva fino a 100. Vi faccio vedere. No, sono troppo in giù. Vedete? Quindi 101, 107 sono chiaramente valori che non vengono trovati correttamente. Altra cosa interessante è se piuttosto che tirar fuori un valore in corrispondenza al mio 47, no? Quindi siamo qui. Se non mi serve un valore, ma mi servono tre valori, che
Che faccio? Quindi non mi serve solo la colonna questa qui, ma mi serve anche quella successiva e quella dopo. Ci sono due modi. Uno che è il più grezzo, il più facile, quindi prendere la formula che abbiamo impostato, banalmente, ricopiarla nella cella di fianco e dire, anziché tirarmi fuori l'indice 8, tirami fuori l'indice 9 della matrice di interesse, quindi della matrice tabella che ho selezionato. Quindi che succede? Se andiamo al 47, la matrice tabella da 872072 era corrispondente all'indice 8. Selezionando l'indice 9, tiriamo fuori 129301. Facile. Stesso discorso, vogliamo prendere la colonna successiva, l'indice diventa 10. Lo incrementiamo di 1 ed è presto risolto il problema. Ok? Solo che questa è come l'ho definita, l'approccio grezzo. Quindi stiamo dicendo di eseguire il cercavert per ogni cella. Cioè, questa robaccia qui, se ci riesco, ok, facciamo in pratica ricalcolare il tutto in corrispondenza di ogni cella al povero PC, cosa che chiaramente il PC è fatto per lavorare, va bene così. Il problema qual è? Se i dati su cui andiamo a fare questo tipo di funzionalità, i dati su cui andiamo a utilizzare questa funzionalità sono tanti, quindi non sono 100 righe, ma sono 1 milione di righe, questo potrebbe, e lo fa, vi dico, caricare di lavoro inutile il PC e quindi rendere il foglio particolarmente lento nell'aggiornamento. Quindi esiste una funzionalità, diciamo, specifica che permette di selezionare come il cercavert funziona, però permette di selezionare non solo un valore, ma una matrice di valori. Quindi in pratica si può dire, scegli in corrispondenza della riga 47 non il valore, per esempio, che sta qui, ma questa serie di valori. Dunque c'è, a differenza di quello che vi ho fatto vedere adesso, non ci sono, per tirare fuori ad esempio questi tre valori, tre volte i calcoli del cercavert, ma c'è una funzione. Una volta si va a ricercare il dato in tabella, quindi si cerca la riga con la chiave 47, e c'è poi, a differenza del cercavert, una selezione multipla, quindi si selezionano più valori. Questa funzionalità è il cerca X. Però magari ve la faccio vedere in un altro video, però per il momento mi fermo qui. Sappiate solo che esiste pure un modo più furbo di selezionare più valori qualora vi dovessero servire e faccio un video magari dedicato al cerca X perché sennò rischio solo di incasinarvi le idee. Se avete dubbio o altro scrivetemeli nei commenti e vedrò di rispondervi non appena possibile. Ciao a tutti!